Hai minasan, gomenne, gomenne. Shinnai naru yujin, watashi tachi ga saigo ni atte kara isashiburi desu. Jikan ga kakkari sugimasu. Watashi o yurushite kudasai. Hazukashi taiman o fukaku o wabi moshiagemasu. Stealing kitchen sha no ona de aru sauro desu. Sakai no ocho o hanbai shite imasu. Sekai de saiko no hocho. Hajime masho. Cominciamo quindi, cominciamo Hajime masho. È passato un sacco di tempo dall'ultima volta che abbiamo caricato un nostro video sul canale di Stealing Kitchen. Nel frattempo sono successe tantissime cose in un anno, ne sono successe davvero di ogni genere. Questa introduzione in giapponese, in linguaggio aulico colto imperiale, Keigo si chiama in giapponese, è appunto per testimoniare la nostra contrizione nei vostri confronti, che avete continuato comunque a seguirci sempre in attesa di un nuovo video. Bene, il nuovo video finalmente è pronto, sarà un video sulla manutenzione di un coltello Ryoba in stile occidentale, e approfitteremo in questo video dedicato alla manutenzione per spiegare, cominciare a fare una infarinatura sulla affilatura dei coltelli in stile occidentale, i coltelli Ryoba. Quindi cominciamo. Yes! Faremo vedere come ripristinare una piccola, insomma non tanto piccola, sbeccatura in un coltello non dei nostri fornitori, un coltello diciamo così della concorrenza, ma tra poco ve lo farò vedere, svelerò il segreto. Ed è un coltello in stile occidentale, un gyuto, quindi è un video dedicato alla manutenzione, una manutenzione che definirei straordinaria più che ordinaria. Spero che potrà essere interessante. Allora, vediamo subito il coltello. Questa è la scatola misteriosa. Vedo alcuni ideogrammi qua, ma leggiamoli meglio sulla lama. Allora, che cosa abbiamo qua? Come vi dicevo, un gyuto, l'iscrizione sulla lama lo tengo ancora un po' misterioso, l'iscrizione sulla lama direi che recita Yoshimikato. Yoshimikato è un fabbro del Takefu Knife Village, molto bravo, molto competente, che forgia degli ottimi coltelli. Allora, ecco qua il coltello. Questo è un gyuto da 21 cm, è un wagyuto, vedete il manico in legno, questo è noce, direi, con il collare in laminato. È costruito, è un coltello forgiato a mano, è costruito in stile Sanmai, non Warikomi, Sanmai, quindi vuol dire, Sanmai vuol dire tre strati, i due strati esterni, e al centro il filo tagliente è costituito da acciaio Aogami Super, quindi è un coltello particolarmente performante. Che problema ha questo coltello? Ancora non lo vedete, ma fra poco ve lo faccio vedere. Intanto possiamo vedere che la finitura è una finitura nashiji molto leggera, molto elegante. La shinogi non è stata perfettamente segnata dall'affilatore, è rimasta un pochino così evanescente, però in ogni caso la geometria del coltello è ottima. E adesso vediamo qual è il problema. Tolgo la mia mano sinistra ed ecco il problema. Vedete? C'è una sbeccatura di dimensione considerevole qui verso la punta, la vedete qua. La manutenzione la faremo tutta a mano, senza utilizzare delle molle ad acqua elettriche, per dimostrare che comunque anche un danno di questa entità è facilmente riparabile senza far ricorso ad attrezzature costose. E come si procede? Allora, nel danno la fortuna è che la sbeccatura è posta verso la punta.
Se fosse stata al centro in questa posizione, per esempio, sarebbe stato più faticoso, più lungo il lavoro, perché avremmo dovuto togliere molto materiale. Allora, qui dovremo consumare il metallo fino alla cuspide superiore qua, dove il metallo è saltato, però dovremo comunque conservare la geometria del coltello, quindi non potremo semplicemente alzare la curva verso la punta, dovremo abbassare un pochino, il meno possibile, qui nella parte del tacco, quindi anche qua dovremo andare un pochino a togliere un po' di materiale, cercando di tenere questa curva, che è quella che ha dato il fabbro e l'affilatore. La cosa più importante quando si fanno interventi di questo genere è cercare di tenere almeno questa sezione della lama, tenerla dritta, non farla troppo arcuata, perché sapete bene che questa parte è poi quella che va a fare battuta sul tagliere, quindi questa mi serve perfettamente rettilinea, molto importante per tritare, per fare i tagli julienne. È chiaro che dovendo consumare, questi sono circa quasi 4 mm, dovremo poi riprofilare un pochino il coltello, dovremo alzare un pochino la shinogi. Il concetto è: tutto quello che toglierò qua lo dovrò alzare nella parte superiore, nella shinogi. Comunque, questa era solo una piccola introduzione, poi dopo passeremo direttamente sulla pietra. Poi naturalmente verificheremo che con il regolo che la lama sia perfettamente dritta, che il manico sia perfettamente dritto rispetto alla lama. Se ci dovesse essere necessità di raddrizzare il coltello, lo raddrizzeremo con questo attrezzo che si chiama Izumi Toribo, serve per aggiustare le distorsioni del coltello. Useremo molti tipi di pietre, naturalmente partendo da delle pietre particolarmente a grana particolarmente grossa, e passiamo direttamente al lavoro sulle pietre. Andiamo. Ci abbassiamo un pochino perché sarà un lavoro abbastanza energico, eh? Ok, teniamo queste possono stare qua. Dunque, per cominciare, pietre da sgrosso, queste in realtà sono delle mole che ho recuperato da un vecchio laboratorio, quindi in realtà non so neanche esattamente che grana sia, ma comunque sono abbastanza abrasive, quindi cominceremo con queste. Come vedete, poi sono sicuramente di grana diversa, perché una era più spessa e una era più sottile, si erano rotte e quindi l'affilatore che le usava me le ha vendute per poco prezzo. Dunque, qui abbiamo il coltello, ho messo un po' di film per proteggere il manico. Allora, come procedere? Ci sono due metodi quando dobbiamo andare a togliere una sbeccatura, diciamo due scuole di pensiero, una più gentile ed educata e una più da samurai, mi verrebbe da dire. Quella più gentile ed educata è di lavorare come normalmente si affila, da una parte e dall'altra, consumando il materiale fino a togliere la sbeccatura. È chiaro che scegliere un metodo o l'altro dipende dall'entità del danno che si deve riparare. Qui il danno è notevole, quindi se io dovessi farlo in questo modo impiegherei davvero tantissimo tempo, ma anche avendone a disposizione tanto di tempo, forse non è questo in realtà il sistema migliore, perché in questo modo io non riuscirei a controllare bene l'andamento del filo, quindi non riuscirei a rispettare la geometria del coltello. L'altro metodo, quello
Quello del samurai è questo, di andare completamente piatto con la lama, quindi con una pietra a grana grossa, piuttosto dura, si fa questo lavoro, ok? So che molti di voi staranno battendo i denti probabilmente, perché è chiaro che facendo questa operazione io rovino completamente la filatura e quindi poi dovrò ricominciare tutto dall'inizio, una volta che avrò tolto la sbeccatura. Vedete che comunque anche la pietra si taglia, volendo io non dico che la potrei tagliare a metà, ma quasi. Il lavoro da fare è questo. È un lavoro che va fatto con forza, naturalmente, però senza esagerare, e soprattutto vedete che io non sto fermo solo nel punto della sbeccatura, perché se io stessi fermo solo qua e andassi avanti qui, cambierei notevolmente il profilo della lama e poi dovrei andare a riaccompagnarlo qua. Quindi io vado tranquillamente andando anche verso il tacco in modo da consumare in maniera uniforme la lama e in questo modo mantenendo l'andamento della linea del coltello. Sarà un lavoro molto divertente, non vi voglio tenere in mia compagnia per i prossimi 30 minuti, quindi io proseguo e ci rivediamo fra poco. Naturalmente vi prego di commentare tutte le fasi del video. Se avete delle perplessità o delle domande, sapete che a me fa molto piacere rispondere alle vostre osservazioni. Ci vediamo fra un po'. Allora, quando si fanno questo genere di riparazioni, se le fate sul vostro coltello, naturalmente, non su quello di un amico o di un cliente, come in questo caso, potete anche provare delle cose o degli stratagemmi creativi. Per esempio, se fuori dall'uscio di casa aveste il cordolo di un marciapiede in calcestruzzo, in cemento vibrato particolarmente duro, potreste provare anche su quello. Non vi dovete preoccupare, perché poi vedrete che avremo la necessità comunque di riaffilare completamente da zero il coltello. Io infatti non lo vedete perché e a bagno nell'acqua. Fra qualche minuto metterò in campo una piastra da rettifica, anzi la metto in campo subito, proviamola. Eccola qua, questa è una piastra da rettifica, qui è la parte con le scanalature, la uso da questa parte, vediamo. Il suono che produce è veramente, veramente sgradevole. Ci dovremmo quasi essere, eh? Ok, controlliamo. Ah, direi che siamo quasi, quasi, quasi arrivati. La sbeccatura è stata tolta, ok? Quasi del tutto, ne è rimasta ancora un pochino. Considerando che adesso noi dovremo fare passaggi su molte altre pietre, non la togliete tutta con la pietra da sgrosso, con il piano diamantato oppure con la piastra da rettifica.
Lasciatela comunque un pochino perché poi noi dovremo tornare ad affilare da zero il coltello. Bene, facciamo la prova sulla carta. Se, vediamo se ne ho un foglio qui a disposizione. Asciughiamo bene il coltello, una carta sottile naturalmente. Allora, vedete che in questo modo, non lavorando solo sulla punta, ma su tutto il coltello, non ho cambiato in modo drastico la geometria e anche la shinogi dovrà essere riposizionata, ma in maniera molto molto leggera. Ok, vediamo se taglia. Come vedete, qui, se noi vendessimo dei coltelli con questa filatura, prenderemmo delle belle secchiate d'acqua probabilmente. È chiaro, qui il filo è stato completamente cancellato, è diventato quadrato, quindi ora dobbiamo andare ad affilare. Adesso metto a bagno ancora una pietra da sgrosso, o almeno quel che ne rimane. Questa è una Sun Tiger, è una pietra che produce King, comunque una 240, molto consumata, ma ci può essere utile, una mano un pochino ce la dà. E poi metteremo una 400, questa è una 400 di Sueiro, poi metteremo una 800, questa è una 800 di King, la trovate in vendita sul nostro sito, è specificatamente pensata per gli acciai inox, in realtà funziona benissimo anche con gli acciai al carbonio, è una 800 molto molto delicata, da un filo comunque che potrebbe anche essere sufficiente come pietra di finitura. Mettiamo anche questa è una Amakusa, una pietra naturale, ha sempre una grana circa intorno a 800. Tutte queste pietre perché? Perché abbiamo bisogno di andare a ripristinare e riprofilare completamente il coltello, e quando si parla di riprofilare significa cambiare un pochino la forma, la geometria, quindi lo possiamo fare fino alla grana 1000. Già dalla grana 1000 la quantità di metallo che si abrade, che si toglie, è veramente molto limitata, quindi diventerebbe un lavoro controproducente e inutile, una perdita di tempo se avessimo da asportare molto materiale. Quindi, allora, proviamo con, dove è finita? È caduta sul fondo, eccola qui. Proviamo con questa 240, per vedere se riusciamo a fare qualcosa. Sapete che penso? Penso che approfitteremo a questo punto, visto che questo è un Gyuto, è un coltello Ryoba affilato simmetricamente da entrambi i lati. Facciamo due video in uno, parliamo e partiamo subito con l'affilatura dei coltelli in stile occidentale. Allora, avete visto che se trovo il regolo per controllare la planarità della pietra, questa pietra è molto molto consumata. E oramai è impossibile rettificarla. Non è così importante per i coltelli Ryoba in stile occidentale che la pietra sia perfettamente. Eccolo arrivato misteriosamente, che sia perfettamente planare. Vedete che questa è completamente sformata, una faccia forse è un pochino meglio dell'altra, ma di certo non è perfettamente dritta. Perché non è un problema? Perché nell'affilatura dei coltelli in stile occidentale io non sto mai completamente appoggiato con la lama. Il coltello è sempre un pochino alzato, più o meno, questo dipende dal tipo di coltello, dal tipo di affilatura che volete fare, quindi è sempre consigliabile che la pietra sia piuttosto dritta, ma non è imperativo come nei coltelli in stile tradizionale giapponese, kataba, affilati solo da un lato. I movimenti sono sempre quelli che ho illustrato
nel video sulla filatura dei coltelli in stile tradizionale, quindi mano destra impugna il coltello, la mano sinistra con 2, 3, 4, tutte le dita, non importa come vi pare, appoggiate sulla lama, la mano destra dà il movimento avanti e indietro e controlla l'inclinazione, la mano sinistra fa pressione. La pietra va tenuta sempre bagnata, chiaramente adesso questa è molto sottile, quindi è una pietra in carburo di silicio, quindi molto porosa, lo spessore molto ridotto fa sì che l'acqua filtri e scenda, sgrondi quasi all'istante, quindi dovrò bagnarla molto spesso. La pressione la potete fare sia quando andate avanti che quando tornate indietro. O solo in avanti o solo indietro, non cambia assolutamente nulla. La cosa importante è cercare di essere regolari in questa inclinazione, ok? Quindi tutta la lunghezza della lama, quando arrivate verso la punta dovrete alzare un pochino il gomito per cercare di andare ad affilare tutto e è chiaro qual è l'inclinazione? 10-15 gradi, 2-3 monetine. L'inclinazione è sempre quella delle due monetine che adesso prontamente appariranno. È chiaro che io qua ho bisogno di assottigliare, riprofilare la lama, quindi starò tendenzialmente più basso. Controllate se avete girato il filo, siete pronti per passare, ancora si vede un pochino la sbeccatura, siete pronti per passare dall'altra parte. Allora, ci sono due modi di procedere per fare l'altro lato del coltello, passare il manico nella mano sinistra e con la mano destra fare pressione in questo modo. I movimenti sono i medesimi, quindi tutta la lunghezza della lama, dalla punta al tacco. L'inclinazione è la stessa, diciamo che dal punto di vista standard l'inclinazione è la stessa sia sul lato sinistro che sul lato destro. Se avete difficoltà ad usare la mano sinistra, oppure non riuscite a controllare bene l'inclinazione, potete fare tutto con la mano destra dominante o la mano sinistra se siete mancini. Quindi, lato destro, quando devo girare, continuo ad impugnare con la mano destra, giro il coltello e faccio la stessa cosa. Non cambia assolutamente nulla e il risultato è il medesimo. Io personalmente mi trovo più a mio agio a passare il coltello nella mano sinistra e nella mano destra. Ok? Allora, sì, è molto utile la fanghiglia, però non deve essere troppa. E non deve essere troppo poca. Inoltre c'è un discorso da fare. Questa fanghiglia non è altro che la polvere della pietra che si stacca a causa del passaggio del coltello, no? Quando si stacca e io continuo eccola qui e io continuo con il coltello a passarci sopra. È chiaro che la schiaccio ulteriormente, la frantumo, quindi in realtà ad un certo punto questa fanghiglia perde capacità abrasiva e in un certo senso ci fa gioco se abbiamo bisogno di dare delle finiture estetiche, perché più io la lavoro con il coltello, più la schiaccio e più si raffina, perde capacità abrasiva e acquista incapacità di satinatura, di lucidatura, quindi se io voglio utilizzarla a scopo estetico va bene, ma se la mia necessità è affilare, io questa fanghiglia
Poi la devo lavare, la devo far scendere, altrimenti la mia operazione diventerà molto molto lenta, perché ad un certo punto perde completamente la capacità abrasiva. Inoltre, soprattutto nelle pietre da sgrosso, bisogna fare attenzione, quando la fanghiglia diventa troppo copiosa sulla superficie della pietra, che cosa succede? Si accumula tra la pietra e il fianco del coltello e va, non so se riusciamo a farlo vedere qua, qui non è un problema perché poi questa parte la dovremo lucidare, ma vedete che ha segnato la chireha, la parte di lama che va dal filo alla shinogi, si chiama chireha o kiriba, area di taglio. Se riuscite a vederli, questi segni non sono stati dati dal coltello che ha toccato la pietra, perché io sono stato molto attento, sono stati dati semplicemente dalla fanghiglia che, avendo fatto spessore tra la superficie della pietra, stretta tra la superficie della pietra e il fianco del coltello, va a rigare la superficie. Se dovete affilare ad un certo punto, fatela scendere perché perde completamente capacità abrasiva, quindi avete bisogno di scoprire la pietra, di pulirla con l'acqua per staccare nuovamente particelle abrasive fresche, se avete necessità di affilare. Se avete necessità di lucidature particolari, allora la fanghiglia vi serve e vi serve anche copiosa, ma nelle pietre da affilatura o da sgrosso, normalmente non si utilizza, anche perché a scopo estetico, come forse siete riusciti a vedere qua, lascia dei segni molto profondi che poi io dovrò recuperare con le grane successive, con le grane più fini. Andiamo avanti con la ricetta. Tiriamo via questa pietraccia che fra poco penso che andrà in pensione. Passiamo alla 400. Passiamo alla 400, non è perfettamente dritta, ma sicuramente meglio dell'altra. E qui sono apparse miracolosamente le monetine. Allora, qual è l'inclinazione? Due monetine. Quindi due monetine. Questa è l'inclinazione standard, ok? Da qui si può salire o scendere. Dipende, abbiamo già fatto questo discorso, questo vale anche in parte per i coltelli in stile Kataba. Se io alzo, avrò un filo più grosso, più robusto, che dura di più e che taglia un pochino di meno. Se io scendo, ora ho due monetine, ne tolgo una, quindi chiudo l'angolo, lo rendo più acuto. Avrò un filo molto più sottile, molto più tagliente, ma anche più delicato. Allora, sempre la pietra bagnata e ancora, vedete il movimento. Io parto sempre dalla punta. Il coltello lo impugno saldamente dal manico. Il dito indice lo tengo sul dorso, ma posso anche tenerlo sotto. Questo viene abbastanza intuitivo. Parto dalla punta fino al tacco, ritorno alla punta, la pressione la faccio sia in avanti che indietro, in avanti che indietro. Vedete che si sta cominciando a produrre molta fanghiglia, la vedete? Ok? Ad un certo punto questa va tolta. Passo al lato sinistro. Considerate che i coltelli in stile occidentale sono quasi tutti dei coltelli che hanno uno spessore molto ridotto. Il gyuto, il petty, il sugiiki sono tutti coltelli piuttosto sottili, quindi l'affilatura è
rapida, facile, non faticosa. Poi certo esistono anche gli yodeba, i deba in stile occidentale, allora sì, lì le cose cambiano. Bene, io controllo il filo soprattutto per vedere se ho eliminato del tutto la sbeccatura e soprattutto se ho fatto un filo regolare dal punto di vista dell'andamento. Ci preoccuperemo dopo poi di ripristinare la lucidatura della chireha, ok? Adesso ancora non è ora. Io farei una prova di taglio, allora vado a togliere, anche se siamo ancora su una 400 da sgrosso, vado a togliere la bava di metallo che sarà sicuramente rimasta. Come faccio per toglierla? Diminuisco la pressione, faccio pochissima pressione, passo da una parte all'altra. In questo modo naturalmente anticipo già che poi vedete che io continuo a usare la stessa acqua da quando abbiamo cominciato l'affilatura. Quando poi passeremo nelle grane successive alla 1000 e soprattutto per quello che riguarda la lucidatura, darò una bella pulita dappertutto in modo da non portarmi in giro particelle abrasive di pietre a grana grossa che inevitabilmente comprometterebbero il risultato. Ok, allora stesso foglio di prima, si è un po' bagnato. Qui siamo arrivati alla grana 400, quindi mi aspetto un filo molto ruvido che sicuramente strappa ancora un po', però ok. Allora vediamo se con la prova del foglio di carta. Allora, io a occhio nudo faccio fatica a distinguere dov'è. Ora l'ho vista, c'è ancora una piccola nicchia di quella sbeccatura che era così grande. Ecco a che cosa serve il foglio di carta. Non serve a vedere se il coltello taglia, perché a volte capita che il foglio viene tagliato perfettamente, poi quando vi trovate con il coltello sul tagliere vi accorgete che avete fatto una filatura molto imprecisa, in particolar modo per quello che riguarda i vegetali o la pelle del pesce. Allora, partiamo dal tacco, andiamo lentamente, in modo che è più veritiero. Eccola qua, vedete che si è inceppato. Lo faccio un pochino più rapidamente. Partiamo dal tacco. Questa volta non l'abbiamo presa. Eccola qua, vedete? Qui, vedete che si è fermato? Non so se mi avvicino molto, forse riuscite a vederla.